Non saprei dire per quale motivo io abbia sempre amato i lupi. Forse perché vengono sempre rappresentati di notte, mentre ululano alla luna. Forse perché vivono in branco, ma quando serve sanno anche essere solitari. Forse semplicemente perché sono animali bellissimi. O forse perché, come disse qualcuno, il leone e la tigre sono più forti, sì, ma il lupo non lo trovi al circo. Sono Sasha e vi do il benvenuto al notturno. Sapete, sono uno che nella vita ha commesso tanti errori. Beh, un po' come tutti, credo. Non ho mai avuto difficoltà ad ammettere i miei sbagli, almeno con me stesso. Ammettere di aver sbagliato davanti agli altri, beh, quella è un'altra cosa. Bisogna fare i conti con l'orgoglio, con la paura di venire giudicati, con la difficoltà di dimostrarsi deboli, vulnerabili, fallibili. Con me stesso, invece, ho sempre cercato di trasformare gli errori in lezioni. Ci sono riuscito ogni volta? No, assolutamente no. Però ci ho sempre provato. A volte ci è voluto tempo, tanto tempo, magari anche anni. Però ho capito che ogni scelta sbagliata poteva aiutarmi a crescere. Comunque, in questo mare di errori e scelte sbagliate, nel quale ho sempre cercato di non annegare, sono riuscito a comprendere che la cosa più importante, almeno per me, è sempre stata rimanere fedele a me stesso. Cosa significa? Beh, innanzitutto non accettare mai compromessi. Ero un bambino molto piccolo quando ricevetti un insegnamento che non ho mai dimenticato. Mi venne detto: qualsiasi cosa ti accada nella vita, non venderti mai. Non saprei dire per quale motivo quelle poche parole siano state per me una bussola anche in mezzo ai mari più tempestosi, però ricordo chiaramente che anche quando avevo 5 anni ero disposto a morire pur di non cedere ad un ricatto. Non è stato sempre facile. Più volte ne ho pagato le conseguenze, ma sapete, c'è una celebre frase di Phillips Brooks che dice: non pregate per una vita facile,
essere uomini più forti. Non pregate per compiti uguali alle vostre forze, pregate per forze uguali ai vostri compiti. Allora, il compiere il vostro lavoro non dovrà essere un miracolo, ma voi sarete il miracolo. Beh, sono arrivato a 50 anni, quasi, e confesso di non aver ancora capito esattamente quale dovrà essere il mio lavoro. Una cosa però l'ho capita, ed è come dovrò svolgerlo, qualunque esso sia, e cioè con dignità, senza mai accettare alcun compromesso, senza mai cedere ad alcun ricatto. E come mi venne insegnato tanti anni fa, senza vendermi mai. E allora questa notte vorrei salutarvi con un breve racconto, perché è ciò che più amo fare e perché, come dico sempre, non c'è niente di meglio di una buona storia. L'inverno era freddo e sembrava non avere una fine. Il branco di lupi moriva di fame. Il capobranco, il più vecchio di tutti, procedeva in testa e rassicurava i giovani dicendo loro di resistere e che presto sarebbe arrivata la primavera. Ma a un certo punto un giovane lupo decise di fermarsi. Disse che ne aveva abbastanza del freddo e della fame e che sarebbe andato a stare con gli uomini. Lì avrebbe trovato cibo e riparo. Sì, avrebbe accettato di avere un padrone, ma la cosa importante era restare vivo. Così il giovane si fece catturare e, con il passare del tempo, vivendo con gli uomini, dimenticò di essere mai stato lupo. Un giorno, tanti anni dopo, mentre accompagnava il suo padrone a caccia, dopo che questi aveva sparato ad una preda, lui corse servile a raccoglierla. Ma quando la raggiunse, si rese conto che la preda altri non era che il suo vecchio capobranco. Guardandolo, divenne muto per la vergogna. Ma il vecchio lupo parlò e gli disse così: io muoio felice perché ho vissuto la mia vita da lupo. Tu invece non appartieni più al mondo dei lupi e non appartieni al mondo degli uomini. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più.
Sasha, e vi ringrazio.